non ce la fa. Perché tutti hanno questa suoneria ogni volta che sono? Sto imparando, ecco, me la cavo. Infatti ora giocheremo un po' insieme, eh? Siete pronti? Magari vi copro un po', vedi, è semplicissimo. Basta andare. No. Allora. Chiudere la mano e riaprirla. Tiriamo. Vi devo giusta la mira? Vado? Forte? Va bene, va bene. Come tutti i bambini e le bambine, quando erano piccoli, ma anche tuttora, ecco, ero innamorata dei videogames. Però ecco, mia madre mi lasciava giocare solamente una volta che avevo finito di studiare, avevo finito tutti i compiti. Dal momento che non ci sono mai a casa, che sono sempre in giro, almeno una volta a settimana mi piace organizzare delle cene a casa con i miei amici che cucino io, poi con il fatto che ho la mia fantastica Smart TV a casa, quindi tutti quanti ne approfittano per venire a casa mia, anche perché poi finiamo le serate con lo sfidarci ad Angry Birds. Oramai sono diventata bravissima, destreggio benissimo la mia mano davanti alla TV, così che nessuno può anche dire che ho barato, perché c'è la webcam che riprende tutto quanto e quindi mi riconosce. La sfida la vinco io, anche se lui è bravissimo, però non riesco, ecco, a finire di giocare finché l'ultima mano vincente ce l'ho io. Lo studio di Striscia mi manca tantissimo, anche se, ecco, li vedo spesso, li sento spesso, anche con Costanza continuiamo a sentirci, a vederci. Però ecco, non nego che la quotidianità che avevo lì mi manca. Allora, il mio fidanzato lo vedo pochissimo, ecco, vabbè, ora che ho finito Striscia magari lo vedo un po' di più. Però lo seguo alle partite quando posso, anche se preferisco seguirle da casa, specialmente l'inverno perché fa freddo, quindi da casa si seguono meglio. Poi sì, cucino per lui qualche volta, anche se andiamo sempre a mangiare fuori, però... Ma mi sento una stylist, no, la personal shopper non ce l'ho, faccio da me la moda, anche se penso, mi piace la moda, ecco, mi piace seguirla, però non sono, ecco, una vittima della moda, mi piace vestirmi, ecco, abbastanza comoda, molto semplice, scarpe basse, canottiere, jeans, quello è il mio must, più di lì non vado, a meno che poi ho qualche evento e quindi cerco di vestirmi un po' più particolare. Scarpe basse, stivaletti bassi, scarpe da ginnastica... Tutto ciò che può riguardare la comodità.